Non vivere i propri limiti come mura invalicabili, ma come ponti per diventare migliori e raggiungere i propri sogni. Lo hanno detto senza giri di parole le campionesse olimpioniche Stefania Belmondo e Daniela Ceccarelli ai numerosi studenti che il 12 maggio si sono dati appuntamento al Salone del Libro per seguire l'incontro Educare a Vincere nella Vita, storie di sport e mentalità vincenti, moderato dallo psicologo dello sport Giuseppe Vercelli, docente di psicologia della prestazione umana all'Università di Torino. A partire dal proprio desiderio di eccellere nello sci, le due atlete hanno spiegato l'importanza di sfruttare gli errori per diventare campioni. La cosa importante, hanno sottolineato, è raggiungere i propri obiettivi con determinazione, sudore e fatica, in modo pulito, lontano dalle scorciatoie del doping e di chi crede di bruciare le tappe bruciando se stesso.